Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 25esima puntata della serie su Farming Simulator D7, un co puntata indietro Veneto che sta a tocco con la 25esima puntata. Sono in compagnia del Monster 500 che si è montato insieme al treno. Ciao a tutti. E poi abbiamo DVD Channels. Buongiorno. E Android. Buondì. Buona ragazzi, ora vai Monster, tacca a vendere a soia che qua abbiamo bisogno di Skei, che è il portafoglio fiaco. Aspetta che mi cavolo, se no mi ciappa sotto. E ora ragazzi, sta puntata qua pur essere che qualcuno non capisce proprio tutto quello che veniva detto, ma comunque cerchè di ascoltarla gli stesso, perché comunque se al massimo qualcosa... impara lingua nuova dai. Ecco, cioè, impara qualcosa di nuovo. E ora andiamo a vedere qua prezzi pa soia che abbiamo fatto tutta dai silos nostri che abbiamo a casa, perché è a quasi 1500 euro su mie itri, e quindi che sta proprio appena una bella vendita di soia, e anche questo prezzo qua sarebbe niente mai. Dopo che se i girasoi che anche sti qua siamo in corso di trebbiatura qua a Trebbianova, e qua praticamente che sei un po' che sei al Wirit Agribusiness qua che sei a mie 3,58, mentre a Mapfield Mill al treno che sei mie 3,40, che sei sti 18 euro di differenza qua che mi convenia comunque venderli al treno, perché con quel pussoio vendemmo basso tutto senza fare avanti in drio con i rimorchi, col trattore, se pia nafta che me va via e il consumo dei mesi che resto, anche perché casa che ne ho già 72.000 litri, quindi non il treno se vi sì, si fa anche presto, appunto, è tutto un movimento. Dopo posso dire, guardare qua altri prezzi buoni. Quanti scheghe c'è pa adesso? Bestia, siamo arrivati ieri a 55.000, adesso siamo arrivati a 222.400. Fatto una bella vendita, e il prezzo comunque se sta ancora altro, perché siamo a mie 500, no, adesso le pena cae, da mie 500 siamo passati a mie 300, cae proprio all'istante adesso. Adesso che si gira su, io assolutamente che si sparia a freccetta di salita, quindi bisognerà cercare di fare due trasporti. Vabbè, adesso mi fa su uno, intanto che andrò in piena trebbia. Sì, tanto dopo svuota anche i silos e case, perché se vendiamo sì, altri... No, importa un poco adesso. Perché ragazzi, un po' l'idea mia era di tornare il campo 23, perché così tu entri in un altro campo, se puoi lavorare di più, insomma, il campo 23, tacca essa un bel campetto, sarebbe uno dei più grandi che abbiamo, penso. Forse il Dodas è comunque lei che va ancora vicino. Comunque insomma, c'è un bel campetto d'attore, perciò non resteria niente mai. Però qua qualcuno dice no, è meglio che t'attori un trattore, perché... Dopo dipende anche a te cosa tu vuoi fare, perché in multi siamo sempre ciappai così. Però un campo mi dico... Perché aspetta, guarda che un campo mi costa 150.000 euro e un trattore mi costa 270.000. Mi diria attorno un campo, usare, trebbiare quello che c'è sul campo, vendere quello che si fa con quel campo là. Però se prima di comprarlo aspetta chi semina qualcosa sura, se già semina soia o frumento o idea, cioè casà roba sura, da che non c'è, magari se soia finché si è preso alto trebbiamo anche. Se già cresua ma non è nostro, ma perché potrei già comprarlo? Provo a comprarlo, oddio. Comunque se è cresuo e che se sora colsa guidea. È sempre qualcosa sì. Che faccia par qualcosa. Sì, se colcia che se parsura. Ciò, colcia carissimo, comunque anche a bei prezzi, niente mai. Ho scaricato un rimorchio de no. Girasoi al treno, adesso porto ancora. Colcia non abbiamo bei prezzi al momento. E vabbè. Di cosa che te conviene. Adesso guarda, aspettiamo la vendita qua di girasoi, tosati, e dopo ricepiamo in mano il video, finio a ricarica vendita di girasoi. Allora qua mostra il nostro capotreno. Allora andare dritto se tu andai fuori a fare rotaie, che dopo mi tocca venire a torte su. Speraglia. Vabbè ragazzi, niente, qua andiamo avanti. Dopo ricepiamo un video che abbiamo immucciato un pochi e big money, così da dopo vediamo cosa che si fa.
Siamo dovuti avvicinarsi al punto di scarico di vendita, vediamo quanti skei che ci abbiamo. Vediamo anche andare massa e onghi, però guai, come sempre. L'onghi sempre. Fermate, fermate. Lag da paura. Fermate, guarda che lascia mestieri. Bon. Scarichiamo. Presso 1340. Ieri mo a dododo come skei, vediamo quanto che arriviamo. 3,44, quindi che mo c'è pa 122.000 euro pa 90.000 litri di roba. Mi pare buona come mestiere. Yeah, ripartiamo, portiamo il treno a casa e dopo ragazzi non c'è altri bei prezzi, diciamo, da poter vendere chissà cosa al momento. Quindi casomai a corsa è molto bassa. Casomai alzeremo una scianta al tempo e aspettiamo. 644 pall'orzo. Non so quanto alto che sia, perché mi ricordo che mi pare fosse andesse anche un po' più alto. Il mais è a 700. No, non sei presi buoni. Aspettiamo qualche offerta, dai. Adesso tosi nel motore il campo nuovo e dopo ci mettiamo subito Trebbiallo, se un campo è colcia, adesso non va a skate, ma comunque fa sempre comodo averla. Buttiamo i silos al posto. Adesso vediamo, sì ragazzi. Se arriva prima de Monster. No, perché te se l'orzo saliva un prezzo in verde che ti capivo. Però vedi quanto alto che l'è. 6,44. Siamo arrivati anche quasi in compagni per qui. E ora ragazzi, siamo qua davanti al campo 23, pronti per torlo su, per farlo diventare nostro. E quindi per 151.470 euro diria che possiamo anche comprarlo ed è nostro. Adesso mi resta 193.000 euro, diria di andare a vendere magari un poco di... Dobbiamo andare a vendere l'orso che c'è l'offerta. Un poco di orso perché comunque c'è una buona offerta. Ti spieghiamo la nostra nuova trebbia senza smontare massa volte. Se che ha visto di seminare il giro alla 24. Diria che possiamo anche partire con la trebbiatura di accolcia, il nostro nuovo campo, anche per il campito che abbiamo tolto. Qua ragazzi fermo un bel po' di colture adesso, perché abbiamo tolto un nuovo campo che ci permetterà di trebbiare più roba su un colpo solo e tutto quanto. Adesso sì che c'è bisogno di un trattore nuovo, bisogna che arrivi sua maestà. Quanti skate hai tu adesso? Adesso ho neanche 200.000, quindi sua maestà al momento ci scordiamo. Già che ci abbiamo vendo orso, ma ci faremo 20.000 euro se va bene. No, che vorrà un po' di tempo adesso per poter far arrivare sua maestà. O che vendiamo anche un po' di lana, che sarebbe due bancai di lana a vendere. Lana 6.000 euro non sarebbe niente mai, però l'idea è che sarebbe ancora un po' scarsita per quello che potrebbe arrivare, perché una volta arrivava anche a 9.000, adesso 6.000. Se potrei vendere un bancaio ci abbiamo 12.000 euro con bancaio di lana, però non so neanche a me di aspettare mai una bella offerta. E vanno quanti scherzi che c'è per dell'orso? Siamo arrivati a quasi 220.000 euro e ieri a 193. Visto che casa in un altro viaio fa soltanto. Se devi farlo, se portiamo avanti per poter tornare al trattore, ma comunque dopo. Ma se cae adesso sia 607. A sostare dai. Niente detto Sati, adesso l'unica è trebbiare qua e buttare su una scianta il tempo, magari catemo una bella offerta del mais o del qualcos'altro. E mi viene fuori. Dai che forse sta puntata qua riusciamo a tornare anche al trattore. Forse però non sei detto. Se è una sfida, se è una sfida. Se ci mettiamo a fare una sfida o tu è subito, ma. Ma però forse che affermo, dopo vi avete anche i tempisti che è puntata, perché che non andiamo anche a massa avanti col tempo. Bene ragazzi, siamo di scaricare una caterva di itri di colza qua e adesso se cae a Monster, perché era un bel prezzo, ieri mi dio tenderlo proprio all'ultimo.
Cos'è caiata qua? No, 1048 sì, ancora. 1048. Uica, devo fermo 8. Vabbè, ormai avevo 500 litri dentro ormai. Ezekai ha l'ultimo proprio. Comunque siamo arrivati a 390.000 euro. Cazzo, se non caiava l'ultimo. Adesso vada 888. Ah, mamma. Quanti litri hai ancora? Zero. Zero, zero. Mi mancava 1000 litri che Ezekai ha subito il prezzo. Praticamente, ragazzi, siamo riusciti a vendere. Siamo riusciti a vendere un mucho. Cos'era? 170.000 litri quasi. Siamo riusciti a vendere un mucho roba. 390.000 euro. E quindi entro 10 minuti. E quindi riuscimo. Mamma mia, sta qua ragazzi, 10 minuti è fuoco. Peso borse Wall Street qua. Sta IRP roba. Vabbè. Qua bisogna. Adesso c'aveva un attimo il Valtro qua paia. Adesso che sei por 6, che sei anche i cosi, i semenze casa. Che sei por 6, maiai, che se dovrebbe a fare. E 1707 il mais in salita anche. 1700? No, 707. Oh, mio. Guarda che se no 707 al Denton Bakery. Assa, fermo il tempo, mi porto un po' qua. Denton Bakery, beh, è sotto il campo 22 praticamente, non segna neanche mai. Adesso ho subito. Mais, ma è qua ragazzi, c'è veramente mais. Mais, ti ho detto. Sì, mais. Ah, 707 qua, in salita. Si può rialzare un po' col tempo quando che DVD ZV5 rimorchio, che appena che si cava a freccetta. E ora ah, magari... alzo, che intanto ora che arrivo è carico. E beh, è meglio aspettare. Perché quando anche andare a fare gasolio, con scusa ho fatto un giro. No, a te metto i schei. Che buono cosa fa a andare a acqua al trattore. Ma perché sei una seminatrice qua? Bisogna finire seminare, oh. Se tu ti cambi a seminare adesso. Se che se un trattore tempo. Fermo casa, nessuno un caso a fare. Ai ai ai. A poco di dove si to. Vabbè ragazzi, dai che forse che affermo motore il no, che facciamo, che facciamo. Sua maestà, sì. Così dopo abbiamo un altro trattore molto potente per far lavori. Buona ragazzi, ora che abbiamo venduto un bel poco di mais, come potete vedere da Silos qua e ne è pochissimo restato su 3 mie, quindi dato che ieri era anche in seita, anzi è attualmente in seita, siamo riusciti a raggiungere la cifra dei 447.542 euro e finalmente è il momento di andare a tore sua maestà che toremo una versione base e dopo vedremo di dare una pistolata e aumentare un pochettino a cavalleria. E ora ecco qua sua maestà Fendet 900 vario, colore standard, lo lasciamo standard, mentre le ruote mettiamo, però metti il verde più scuretto, è molto più bello da vedere. Mettiamo pneumatici larghi, ecco, preso escape al culo. Potresti mettere il verde con un fia più scuro, che è molto più bello. Fai gli attacchi frontali. No, no, che va mia. Che sì. Comunque la configurazione motore siamo il 930 vario da 300 cavalli, quindi al momento sarà un trattore pressoché simile al Massi, che il Massi dovrebbe arrivare a 285 se non mi ricordo mai, e dopo aumenteremo un po' qua. Appena che arriva Tony mette a cavalleria, dopo con Tony sistemeremo. 276.800 euro, quindi possiamo permetterci anche massa ben acquistare certamente. Ed ecco qua. Se vanno alla lagata. Ed ecco no, qua. Guarda. Monster che se. Guarda, mi ruba il trattore. Arriva via. Monster, mi ruba il trattore. Ma. Guarda la chat, Marco. Guarda. Faceva finta di aver lasciato il server. Ma te pensi? Va a cagare. Che bastardo. Pensi? Qua. Qua, guarda, mi ruba il trattore nuovo. Bannalo, subito. Qua subito. Che sta, no, ma bande direttissima. No, piccalo, fai. Comunque che sta, da Dio, rode, maggiorae, tutto quanto. Vedi chi è. Vedi che bello. Guarda, mi compro i trattori e non neanche vedali chi mi porta già via. Ah, ragazzi, perché vogliamo lavorare. E di... Mia ben cucita. Ecco, arriverà il The King che avrà password per poter metterlo in moto. E allora, là potrò utilizzarlo. Su che mi. Buon ragazzi, intanto che altri lavora e niente.
Io. Che altri lavora mi. Mi qua boh, al dinner qua, beme un caffè qua. Tanto per uscita. Buona ragazzi, siamo qua dai maschi, giusto per dare un fiale di robete che gli gaffi mangiava tutto quanto. E adesso che scarico anche una benata di paglia qua. Sua testa, mi raccomando. Sua testa qua, blum. Guarda, tutta bella paglia, tutto quanto. Vediamo qua come siamo messi, ok. Bon, paglia siamo, no, che ne è una trecianta che si può dare. Qui sia appena stata fatta, ma ancora da aggiornarsi. E niente ragazzi, direi anche per questa puntata quasi tutto, che abbiamo fatto molte robe. Ho acquistato anche un trattore nuovo che ho ancora da poterlo guidare, perché qua interroba tutto ancora prima di poterli comprare. E è perché vogliamo lavorare noi. Sì sì, tutto è trattore vecchio, non che il nuovo. E nuovo si fa prima, si consuma manco. E niente ragazzi, direi che basta, 25esima puntata in dietro su tutto. Adesso che daremo a mangiare un po' le bestie qua nel Santa Drio e Quinte, e dopo andiamo avanti a trebbiare i campi tutta un'altra volta, riportiamo su un po' di itri entro i silos. Adesso è tutto in fase di risemina, e anzi forse sarà anche quasi finita. Mica se devo un quarto del 23. Se anche tutto offerti già. E abbiamo seminato comunque gira soia il 24, il 15 e il 14. E dopo che se il 12, 19 e 23 che se in fase di semina, che abbiamo messo a soia. Perché dopo c'è anche quella che fa guadagnare un po' EP, e ora che c'è anche i campi un po' più grandi. Vabbè ragazzi, niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. E se l'avete capito. E mi spiace se magari qualcuno non ha capito proprio tutto di quello che si è detto, ma vabbè, insomma, se è la nostra lingua, perciò ogni tanto che sta bene un video anche in madrelingua veneta. Bene, ringrazio qua io Prai, ringrazio DVD. Notte. Android. E Monster 500 se lei è ancora vivo. No, non l'è vivo. Vabbè, vi ho saluto mi per gli altri. E bene, ciao a tutti. Ecco, e alla prossima. Ciao ciao.